Boker Tov, Boker Or, Arne, che ci sei mancata, carissima. Noi arriviamo al Teilim, non c'è Arne, ci perdiamo. Ah, ci manca Arne. Non solo al Teilim, ovviamente. Rachel Chiara al fresco, che poi venerdì con la sciarpa, ma è ben caldo, però vabbè, io ho l'aria condizionata lì dietro, vedete? Eccola su di me. Voilà. Ciao Yelson Green, ciao Esther da Trieste, ciao Francesca, Yel Family, ciao a tutte, buon mercoledì, come vi ho mandato nella chat. Allora, ci lanciamo come sempre con Lion. Allora, Lion Yom, siamo mercoledì 6 Av, l'indomani appunto della ricorrenza importantissima della Risale che riprenderemo oggi nel Tanya, lo ritroveremo ancora, lo vediamo tanto nel Tanya, giustamente, sento. Il cabalista par excellence. Allora, Ayom Yom di oggi. Il Rebbe ricorda un Ma'amar, dunque un discorso dell'Alter Rebbe, che è il primo Rebbe di Lubavitch, che si chiamasse Alter Rebbe, che era Amura Zaken, il suo nome era Mishneor Zalman Liadi. Allora, dunque, appena fu rilasciato da Petersburg, l'Alter Rebbe ha pronunciato dunque questo Ma'amar di poche righe in presenza del figlio che sarebbe stato poi suo successore, che era il Mittele Rebbe. Allora, basandosi sul Pasuk dei Salmi, del Tehilim, Salmo 134, Psukim 2 e 3. E cosa ci dicono questi Psukim? Alzate le mani verso la santità e benedite Hashem. Ma Hashem, tetragramma, okay, perché c'è. Sappiamo verso i nomi, Elohim, eccetera, Hashem Tetragramma, ti benedica Hashem da Zion, creatore del cielo e della terra. E partiamo all'analisi di questo Pasuk. Alzate le mani verso la santità, dice l'Alter Rebbe, il Balatania, si riferisce all'elevazione dei tratti emotivi verso l'intelletto, dunque dal cuore al cervello e all'illuminazione. Arriviamo prima all'elevazione dei tratti emotivi verso il cervello e all'illuminazione dei tratti emotivi da parte dell'intelletto. Dunque, dalle emozioni verso l'intelletto e l'illuminazione dell'intelletto, ok, dei tratti emotivi, pardon, da parte però dell'intelletto stavolta. E benedite Hashem, Pasuk continuo, Pasuk di Teilim, benedite Hashem, Yud Kei Vav, tetragramma, suscitando appunto in tal modo che il nome supremo del tetragramma Yud Kei Vav Kei ti benedica Hashem Bazion, sarà richiamato nell'essenza dell'anima, creatore del cielo e della terra, mantenendo così l'esistenza dei mondi. Più semplicemente, adesso volevo farlo testualmente, allora, l'alzare le mani verso Hashem cosa intende? Elevare i propri tratti emotivi verso l'intelletto, si riferisce a ciò, e all'illuminazione dei tratti emotivi da parte dell'intelletto. Poi, così facendo, si suscita, che non supremo del tetragramma, ti benedica, sarà richiamato nell'essenza dell'anima e mantenendo così l'esistenza dei mondi. Dunque, i mondi esistono in poche parole grazie all'elevazione, torniamo all'inizio, all'elevazione dei nostri tratti emotivi umani verso l'intelletto di questa illuminazione. Ok? Bellissimo la Yom Yom di oggi, passiamo al Humash Devarim, Parashat Devarim, ok, Revi, quarta chiamata, pagina 729, capitolo 1, passo 39, Lamed Tet, dunque da 39 a 46 incluso, e abbiamo oggi anche il secondo Perek, oggi ripartiamo, partiamo anche dal secondo perek del libro di Dvarim, della parasha di Dvarim, da 1 a 8. E ci lanciamo. Allora,
cosa abbiamo detto ieri? Mosè dice, oddio, tutti quelli che sono usciti dall'Egitto non entreranno, ad eccezione, come dicevamo prima, appunto, di Josué e Caleb. E io, dice Mosè, anch'io, per colpa vostra, non entrerò in Eretz Israele. Adesso, un altro punto molto forte, ragazze. Se torniamo indietro, cosa avevano detto allora, quando si sono lamentati quel fatidico giorno di 9 di Av, che poi è diventata una data atroce per il popolo ebraico? Cosa hanno detto? Ah, moriremo nel deserto e i nostri figli saranno preda, diventeranno una preda. Allora, dice Mosè, quanto ai vostri figli, a proposito dei quali avete detto che sarebbero diventati una preda, e i vostri figli, dunque sia i piccoli che i figli, che ancora non conoscono la differenza tra il bene e il male, loro invece sì, li andranno in Eretz Israele. Darò la terra a loro e saranno loro a possedere, a differenza di quello che avete. Voi invece, per il vostro cattivo comportamento, come precisa Rashi, voltatevi all'indietro e andate verso il deserto, dietro front. Mancavano 3 giorni, 3 giorni dovevano andare in Israele, altro che 3 giorni, dietro front, direzione del mare dei Giunchi fino al lato meridionale del Monte Seir. Vediamo insieme. Ventapren, 39. Allora, Per. Ci Vetapret. sei? Ashtaphem, vetaphem, Vetaprem. asher amartem, Asher amartem. lavaz ihye, Lavaz ilye. uvnechem, Ubnichem. asher lo yadu hayom, Asher lo yad'u hayom. tov vara, Tov valav. hema yavou shama. Ema yavo. Shaba, Shama. Velahem et Velahem. nena. Et nena. Vehem irashua. Behem li risha, risha. Irashua. Lira sua. Veatem, nulachem usamapa, erechem. E siamo a 40. Vai, Rashi. Livriutroni. Grazie. Rachel, togli il muto, se no non ti sentiamo. Allora, voi mi avete risposto dicendo: abbiamo peccato nei confronti di Hashem, saliremo e combatteremo secondo quanto ci ha ordinato Hashem, il nostro Signore. Ciascuno di voi si cinse delle proprie armi e vi preparaste a salire sulla montagna. Fermati un attimo, cosa succede? Nei Israele hanno capito l'enorme errore che avevano fatto, fanno teshuva, tra virgolette, e dicono, va bene, ma come non detto, andiamo. E Mosè dice, no, adesso non andate da nessuna parte. No, 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 veramente, basta, adesso abbiamo fatto teshuva, ci siamo pentiti. No, vi dico che adesso non andate da nessuna parte, perché Hashem non è con voi. Se io fino adesso, dice Mosè, vi ho detto di andare in Eretz Israele perché Hashem mi ha detto di trasmettervelo e perché avevamo la protezione di Hashem. Da questo momento la protezione non c'è più. Dunque è inutile che andate perché infatti, appunto, senza la protezione di Hashem non arrivate da nessuna parte. Perché sia l'uscita dall'Egitto, sia l'apertura del Mar Rosso, sia la guerra contro Amalek, sia la guerra contro Sifone Og e la lista, sia l'acqua nel deserto, sia le nubi, sia la mano, tutto. Perché l'abbiamo ricevuto? Perché abbiamo avuto queste vittorie gloriose e miracolose? Appunto, miracolose, il termine parla da solo, perché è Hashem che ci ha protetto. E adesso Hashem dobbiamo andare, ma voi vi siete lamentati, avete detto di tutto di più. Adesso è troppo tardi. Questo ci fermiamo un attimo, ragazze. Quante volte nella vita, no, succede? Beh, noi genitori coi figli o insegnanti con gli alunni e noi con Hashem. Noi anche adulte con Hashem. Ok, vabbè, come non detto, no. E come non detto, no.
bisogna prima fare la tshuva, quello che stiamo studiando nel Tanya. Ma che dice, vabbè, ok, va bene. Non è ok, ok, va bene. Quello che è successo, quello che è stato fatto, poi il livello di gravità ognuno del proprio comportamento, e più la cosa è grave, più non è che si cancella così. Come le macchie, no? C'è la mia chiolina che un po' d'acqua e sparisce, se la togli subito. C'è l'altra invece che ha voglia che se ne va. E le macchie dell'animo che noi facciamo, che noi creiamo tramite gli errori, per non dire i peccati, sono macchie pesanti talvolta. E non è, ok, come non detto, mi pento. C'è tutto un iter. Infatti, cosa stiamo studiando nel Tanya? Epistola del pentimento. E ci sono diversi prakim, capitoli interi, che poi ognuno sarebbe da studiare per qualche ora, non come facciamo noi che non abbiamo il tempo, ovviamente. Dunque, sì, certo, amore. E fai brachot prima, amore. Però, dunque, nella vita, vediamo di non farli tutti noi certi errori, ma anche se li facciamo, bisogna capire che ci sono cose che sono così gravi che non è come anche verso il prossimo, no? Uno ha detto una cosa di tutto di più, cioè una roba gravissima. Vabbè, scusa, un scusa, sei leggerino così, vabbè, come ne eri, dimentica. No, figliolo, a me mi hai rovinato la carriera, mi hai rovinato il nome, mi hai rovinato l'esistenza, mi ha toccato la mia salute. Cioè non è ok niente, no? E quello un po' che dice Moshe Rabbeinu. Adesso vi siete pentiti anche perché avete visto la gravità della cosa, perché Hashem, com'è che ha ucciso, vi ricordo, i 10 esploratori? La lingua si è allungata fino all'ombelico, dal quale sono fuoriusciti dei vermi, entrati negli organi interni e li hanno uccisi, una morte tremenda, ma molto palese. E perché? Perché sia chiaro per tutto il popolo il perché sono morti, per il Lashon Hara. Ok? Mi dà che neghi mi dà. Dunque, questi vedono questa morte di 10 persone con queste lingue che si allungano fino a che dal fuori, una morte tremenda, così davanti a tutto il popolo. Oddio, come non detto, no, figlioli, come non detto, perché avete visto adesso come sono morti, avete visto le conseguenze, i 40 anni adesso del dietro front, che invece di entrare fra 3 giorni, invece dovete girovagare per 40 anni, morirete tutti dai 20 anni in su. Allora, certo, scusa, no. Dunque, è un concetto molto forte quello che stiamo studiando adesso, no? Dunque, riprendi, Rachel, vai. 42. Hashem allora mi disse, di loro, non salite e non combattete, perché io non sono in mezzo a voi, così che non siate sconfitti davanti ai vostri nemici. Sì, perché se dice Hashem, voi sarete sconfitti. Io vi parlai, ma voi non deste ascolto, vi ribellaste alla parola di Hashem e con determinazione saliste sul monte. Allora gli Emorei, che abitavano in quella montagna, vi sono usciti incontro in battaglia e vi hanno inseguito e vi hanno battuto in Seir, fino a Cormà, morendo però subito dopo, così come fanno le api dopo aver aggredito. Voi tornaste e piangeste davanti ad Hashem, ma a causa vostra Hashem non accettò le vostre preghiere e non vi prestò orecchio. Voi rimaneste in Kadesh a lungo, pari al tempo in cui vi siete rimasti in tutti gli altri campamenti, vale a dire per 19 anni. Niente poco di meno. Dunque, qui abbiamo visto che loro non ascoltano, vanno, combattono comunque, però se combattete comunque, quando vi dico, dice Moshe, che Hashem non sarà con voi, allora non ci siamo capiti. E in effetti, fino a Chormà è anche il termine stesso, come spiegherasci, vuol dire distruzione, annientazione. Infatti sono morti. Anche loro però, dopo avervi aggredito, perché chi aggredisce il popolo ebraico, cioè voi vi siete meritati la morte perché non avete ascoltato Hashem, avete potuto andare comunque. Però chi tocca il popolo ebraico non lo invidio, perché dice chi ti benedice sarà benedetto, chi ti maledice sarà maledetto. Infatti ogni giorno, quando prima di leggere Prakim del Rebbe del Rabbenit, cosa dico? Che Hashem mi protegga, me, tutto il popolo di Israele e tutti coloro che sostengono e amano il popolo di Israele, per non a caso. Ok, vediamolo sul testo da 40. Vatanu vatomru elai, chatanu ladonai, anach, dunque ammettono, anach nunane,
ונלחמנו ככל אשר ציוונו אדוני אלוהינו. ותגרו איש את פי מלחמתו, ותהינו לעלות ההרה. מתגזות. ויאמר אדוני אליי, אמור להם, לא תעלו ולא תלחמו, כי אינני בקרבכם, ולא תנקפו לפני אויביכם. ואדבר עליכם, ולא שמעתם, ותמרו את פי אדוני, ותזידו, ותעלו ההר. ויצא האמורי, היושב הראו לקראתכם, וירדפו אתכם כאשר תעשינה דבורים, ויקטו אתכם בשעיר עד חורמה. ותשוב ותבכו, אוקיי, ותשוב ותבכו לפני אדוני, ולא שמע אדוני בקולכם, ולא העזיק עליכם. ותשבו בקדש ימים רבים, כימים אשר ישבתם. E qui andiamo al secondo perek del libro di Devarim. Avendo peccato, e grazie a Rachel, ci volgemmo indietro e ci dirigemmo verso il deserto in direzione del mare di Giuda, come mi aveva detto Hashem, dice Mosè. E per molto tempo girammo intorno al lato meridionale del Monte Seir. Ah no, pardon, questa è già Hamshi. Pardon, no, mi sono sbagliata. E fin qua, Hamishi è ancora un passo, giusto? No, stavo per andare avanti per sbaglio. Vanefem, vanisam, baraderechem, suf, kasher, di baradona, e lai, vanasole, tarsir, e non... No, era... Sì, sì, fortissimo, forse il pesce. Ok. Non lo so. Molto forte, sì, dal frigo. E bisogna stare attenti, quelle cose sembrano male. Sto parlando con mio figlio. No, perché aperto il frigo è venuto un odore atroce. E ho preso il, può essere il pesce, forse che non era fresco. Io l'ho preso fresco, ma beh, non so, poi controlliamo. Vabbè. Oggi abbiamo il capitolo 12, ultimo capitolo dell'epistola del pentimento, e siamo al giorno 6 di Av. Spruzzo, metti spruzzo per il mio lanciano di profumo. C'è spruzzo case scelse. Ok, scusate. Allora, siamo, abbiamo detto. Sì, un attimo che vi do la pagina. Dove è fatta? Non mi spare. Come faccio? Eccolo qua, scusate. Sì, vai. Sì, sì, forte. Un po' più in alto, un po' più in alto. Ecco, grazie. Siamo asfissiati. Allora, pagina 201, ultimo capitolo della prima parte di Righiere, cioè di Righiere Tachuvah, prima di Righiere Tachodesh. Okay. E poi domani cominceremo questa Tachem, il quarto dei cinque libri del Tanya. Ok, allora, 201, Uvetam Hasimcha. Allora, noi abbiamo parlato ieri della gioia che dovremmo avere quando Hashem ci affligge, ok? E accettare tutto con gioia, perché è segno che noi crediamo in Hashem, che Hashem, da Hashem viene tutto, e dunque per qualsiasi sventura noi ci fidiamo ciecamente di Hashem, siamo umili davanti a Lui, e abbiamo concluso ieri con bellissimo, che ho detto quasi da ricordare, del trattato di Shabbat e poi di Rosh Hashanah, prima di Shabbat, quello famoso, che coloro che vengono offesi non offendono, che si sentono insultare non reagiscono, che agiscono per amore e sono sereni appunto nell'afflizione. Adesso riprendiamo questo punto. A loro si riferisce il Pasuk dei giudici, capitolo 5, Pasuk 31, coloro che amano Hashem saranno come il sole che sorge nel pieno del suo splendore. Dunque, a proposito di questa serenità, di questa gioia nelle afflizioni fisiche, è, per capire un attimo più in profondo, che costituiscono una grande e decisiva, cioè un decisivo beneficio per l'anima peccatrice. Perché in realtà le afflizioni non sono altro che
un mezzo per purificare l'anima e riscattarla dall'espiazione del Gehinnom, quello che si chiama inferno, diciamo. Specialmente, precisa Balatagna, per queste nostre generazioni, che vi ricordate che noi eravamo partiti, no, dall'inizio, quando parlavamo della Teshuvah, e appunto la Rizal che abbiamo commemorato ieri, e spiegava per ogni digiuno, per ogni peccato, tot digiuni, per essere sprecato 84 digiuni, se farlo per più volte, no? Vi ricordate all'inizio? Però poi alla conclusione cosa abbiamo detto? Che oggi come oggi noi la forza di fare tutti questi digiuni non ce l'abbiamo. Dunque, specialmente per queste nostre generazioni, appunto, che non possiamo fare digiuni al numero previsto delle prescrizioni riguardanti le penitenze, appunto, della Rizal, che la Rizal riporta, quando sappiamo che questi digiuni sono indispensabili per purificare l'anima, per riscattarla dall'espiazione dell'inferno del Gehinnom, però noi non possiamo farli. Dunque, da un canto ci sono i peccati. Per poter espiare questi peccati e non arrivare all'inferno del Gehinnom, bisogna digiunare, però non possiamo digiunare. Allora, quando ci succede delle disgrazie minori o maggiori, Dio non voglia, dobbiamo capire che sono al posto di questi digiuni che non riusciamo a fare e che ci purificano l'anima. E Ramban Nachmanide scrive nella sua introduzione al commento di Iov che anche le sofferenze di Iov, sapete che Iov, Giobbe, che poi adesso lo leggeremo, Iov a Tisha B'Av a proposito, che è l'emblema della sofferenza umana proprio, che è morta la moglie, tutti i figli, era ricchissimo, ha perso tutti i suoi averi, poi è stato afflitto da malattie, insomma Dio non volle al massimo del massimo. Quando tutte queste erano prove divine, quando lui poi alla fine le ha superate tutte alla grande, poi Dio li ha ricreato tutto. Però diciamo, quando si parla di sofferenze umane, cioè proprio il simbolo della sofferenza al culmine, si ci riferisce a Io. Allora il Nachmanide, dunque Ramban, all'introduzione del commento di Iov, dice che anche le sofferenze di Iov, che Iov ha avuto per 70 anni, attenzione, ripeto, uno dice, un anno, due anni, 70 anni, non hanno nessun confronto con le sofferenze di un'anima nel Gehinnom, nell'inferno, per un'ora sola. Non so se mi sono spiegata. Un'ora del Gehinnom è molto più che 70 anni del massimo delle sofferenze di questo mondo, perché il fuoco è una parte di 60, eccetera. Cioè, le afflizioni nel mondo dopo la vita sono 60 volte tanto. Dunque, quello che noi ricevamo qua, che il dolore, che sofferenza, di grazie, perché dovessi ripagarli di là, sarebbe 60 volte. Poiché questo mondo è edificato con misericordia, come lo scrive David Amelech nei Salmi al capitolo 89, Pasuk 3, dunque con lievi sofferenze in questo mondo l'uomo si salva da una sentenza molto più severa nel mondo a venire. E per fare un'analogia, dice Balatagna, come rimuoversi lo spostarsi dell'ombra sulla terra per un palmo che avviene in seguito allo spostarsi del sole nel suo rotare, no? Nel firmamento, per migliaia di miglia, no? Noi vediamo l'ombra, ma che cos'è in realtà? Cioè non è paragonabile. Ciò vale infinite volte di più per quello cui il paragone si riferisce, per la discesa dei mondi dalle sfere più sublimi fino a questo mondo fisico. Dunque risulta, da quel che dice lo Zohar Kadosh, riguardo all'ascesa dei mondi superiori in seguito all'iniziativa dell'uomo, perché vediamo, noi siamo qua, come sappiamo, per elevarci. Noi elevando, come ho detto anche nella Yom Yom oggi, no? Questi tratti emotivi, tratti di carattere, no? Che raffiniamo, che eleviamo, questo lavorare sulle nostre midot, crea questa ascesa verso i mondi superiori. E lo Zohar descrive gli effetti, per esempio, a proposito delle offerte delle korbanot, no?
l'offerta di un pollo, di un piccione o di una tortora o di una manciata di cibo sull'altare, no? Che si faceva allora nel Mishkan e Beit HaMikdash, e oggi abbiamo le tefillot al posto. Dunque, simili effetti hanno tutti i precetti riguardando azioni, come poi appunto lo spiega la Risa. Questo è pure ciò che dicono i nostri maestri, Zichronam Livracha, nel commentare il Passuk, il detto nel Talmud, trattato di Yomà 39a: vi sforzerete di essere santi e sarete santi. Cos'è questo sforzerete? Perché in realtà tutto sta sul nostro sforzo. Tu dai facilmente per metti tzedakah, ma quei 10 euro al mese o al giorno li dai così facilmente. Quell'euro in più ti è difficile. E beh, quell'euro che vale, perché richiede lo sforzo. Tutto quello che richiede sforzo è quello che è il più valore. Non che quello che non richiede sforzo non abbia valore, attenzione, tutto ha valore, ci mancherebbe. Però si sottolinea l'importanza dello sforzo. L'uomo si santifica dunque qui, in questo mondo materiale, solo un po', e viene santificato in grande misura dall'alto, appunto, come è scritto nel Masechet Yomah. Invece, vi sforzerete di essere santi, sarete santi, perdon, questo è Vayikra, Levitico 11,44, io mi sono confusa. Sì. È come, allora, a proposito delle parole, che, no, anche del Pasuk conosciuto, Kideshan, Asher Kideshanu be mitzvotav, che lo diciamo per le brachot, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Asher Kideshanu be mitzvotav, ci ha santificato con i suoi precetti. Dunque, la santificazione del popolo di Israele si effettua tramite le mitzvot. Ed è innesso con l'infinito che avvolge tutti i mondi. Dunque noi tramite una mitzvah, anche la più banale, perché poi il termine banale con mitzvah non va insieme, però tra virgolette, quella che ci sembra più semplice, in realtà non è altro che la volontà divina suprema di Hashem che noi attuiamo in questo mondo. Dunque proprio lo stesso avviene, concludiamo, per la ricompensa e il castigo. Dunque, ricompensa ovviamente per le buone azioni, castigo per i peccati. Come affermano i nostri maestri nel trattato della Mishnah di Avot, capitolo 4, passo 2, il premio di una mitzvah qual è? È una mitzvah. Schar mitzvah, mitzvah. Il fatto di, infatti, cosa si dice? L'espressione molto conosciuta, tischeli mitzvah, quando qualcuno ti aiuta, no? Un aiuto qualsiasi, economico, morale, fisico, eccetera, cosa rispondiamo noi ebrei? Diciamo, tischeli mitzvot, che tu possa meritare le mitzvot. Cioè, bel modo di ringraziare, grazie per il grande favore che mi hai fatto. Cosa diciamo? Tischeli mitzvot. Perché il fatto che tu abbia fatto una mitzvot, che poi con me o con un altro, ma il fatto, tu anche devi essere conscio che questo è già un dono. Il fatto che io possa dare tzedakah, e ho dato tzedakah, io già è il più grande dono che io abbia fatto a me stessa. Perché io facendo questa mitzvah, da capo è il massimo, e qualsiasi altra mitzvah ovviamente anche, io elevo la mia anima, mi unisco ad Hashem e grazie a questa azione io attuo il desiderio più profondo e ultimo di Hashem. Non so se, cioè, se ci fermiamo un po', concentriamo su questa frase fortissima. Dunque, ultima frase: sapere questo è elementare per l'uomo giudizioso e chi ha comprensione per tale argomento ne avrà beneficio. Dunque, bellissimo, abbiamo concluso qui l'epistola del pentimento oggi e concludiamo adesso con il Tehillim. Vai. Allora, René, oggi c'era all'inizio, ma adesso aveva un appuntamento, infatti mi ha detto devo uscire un po' prima. Non ho pensato, avrei dovuto fare prima temi, però vabbè. Comunque era con noi adesso all'inizio, poi infatti, mi aveva avvisato, ha detto Sara, dovevo uscire un po' prima che c'è un appuntamento. Ok, allora concludiamo appunto con il Tehillim. Siamo il 6 del mese. Ok, un attimo. Allora, un attimo che mi ritrovo la pagina. Eccola qua, un secondo, ragazze. No. Ecco, sì. Sì, adesso?
ci raggiunge era anche Menachem Mendel. Allora, vi dico i prachim comunque da 35 a 38 incluso, ok? 35, 37 e 38. sono giù o li ho comprati? Vabbè, dopo li porto. Dopo finisce, amore. 5 minuti, andiamo te. Allora, Menachem Mendel, poi parti con tu. Allora, no, non troppo. Sì, il prossimo è un po' più corto. Allora, io parto col primo con un attimino più lungo, vado più veloce, poi Menachem Mendel ci fa il secondo. Le David. Allora, chi può leggere con me è a mio ritmo perfetto, se no seguitemi in italiano, capitolo 35, passo 3. תבואו שואה לו ידע ורשתו אשר תמנתי פקדו בשואה יפול בה. ונפשי תגיד באדוני, תסיס בשואתו, כל עצמותי תאמר באדוני, מחמוך מציל עוני מחזק ממנו ועני ואביון מגוזלו. יקומון עדי חמאס אשר לא ידעתי, ישאלו נראה תחת טובה, שכול לנפשי. ואני בחלותם בבושי שק עיניתי בצום נפשי ותפילתי על חיקי תשוב. קריאה, כאח, לי התהלכתי כאבל עם קודר שחותי, ובצלעי סמכו ונאסף ונאספו עלי נכים, ולא ידעתי, קראו ולא דם. בחנפי להגם האוג חרוק עלי שינינו, אדוני, כמה תראה, השיבה נפשי משועם מכפירים יחידתי, עודך בקהל הרב, והמעצום על אליך, על אליך. אל ישמחו לי אויבי, שקר שונאי חינם יקרצו עין, כי לא שלום ידברו, ועל הרגעי ארץ, ארץ דברי מרמות יחשובון, וירחיבו עלי פיהם, אמרו, איך ראת עינינו, ראית אדוני, אל תחרש, אדוני אל תרחק ממנו, העירה והקיצה למשפטי אלוהי, ואדוני לריבי. שופטיני כצדקך, אדוני אלוהי, ואל ישמחו לי, אל יאמרו בליבם, האח נפשנו, אל יאמרו בלחנו, יבושו ויחפרו יחדיו שמחי רעתי, ילבשו בושת וכלימה המגדילים עליי, ירום, וישמחו חפצי צדקי, ויאמרו, תמיד יגדל אדוני חפץ שלום עבדו, ולשוני תהגה צדקך, כל היום תהילתך. לא, פרימה דיסנטר מנחם אין זה. אבל אני לא תמיד את זה, אני ריגבו. מה ספיתי? לא, tutti noi, chi più chi meno, umanamente abbiamo quei momenti di stress, di angoscia, che qualcuno abbiamo subito un torto gravissimo da una. Allora, no, vedi la scena di questa persona, uomo o donna che sia, no, in palestra con questo sacco da pugile, no, che vede tutti i nervi, no, quell'affare, no, del pugile, no. Allora, il nostro di ebrei, quando ci sentiamo delle ingiustizie, perseguitate, ecco, basta leggere i tenin come li leggo io, con passione, viverli. Sondrina, hai letto in italiano, mi hai seguito in italiano, hai visto, hai capito quello che stavo leggendo, ecco, no, per capire, no? Allora, che i miei nemici non si rallegrino, che si rallegrano invece le persone che mi vogliono bene, e Hashem, per favore, guarda, porta giustizia, no? Dunque, veramente il Teilim è un tocca sana. Proprio provato, no? Provare per credere, provato. E sentiamo Menachem Mendel, 36, che è il valore numerico di due volte Chai. Vai, amore. La Menachach leve da Adonai le David neu pesha le rasha bekerev libi en pachad Elohim leneged einav ki echelik alav ve'alav בעיניו למצוא עוונו, לשנות דברי פיו, אבן מרמה, חדל להשכיל, להיטיב, אבן יחשוב על משכבו, יתייצב על דרך לא טוב, רע, לא ימאס. אדוני בשמיים, חסדיך אמונתך עד שחקים. צדקתך כעררי אל, משפטיך תהום רבה, אדם ובהמה תושיע, אדוני. מה יקר חסדיך אלוהים? בעיני אדם, בצל כנפיך
יחסיון. עיר ועיין, עיר ועיון מדשן, ביתך ונחל, אדנך תשקם. כי אימך, כי אימך, כי אימך מקור חיים, ואורך נראה אור משוך חסדך, להודעך וצדקתך, לישרי לב, אל תבוא, אל תבואני רגל גאווה ויד רשעים, אל תנידני שם, נפלו פועלי אבן, דחו ולא יכלו קום. Vai, me la cambiare dell'amore. Ok, tranquille, 37, 38 poi in giornata, ragazze, tutte poi. Ecco, appena avete un momento. E sentiamo Sandrine. Ci leggi per verrebbe? Io ti voglio in ebraico se ce la fai. No? Non credo possa aiuto. Ogni tanto mi alleno. Tu in italiano me la fai mendere in ebraico, vai. Allora. 121. Canto dei gradini. Alzo gli occhi verso i monti. Da dove verrà il mio aiuto? Il mio aiuto viene da Hashem, creatore del cielo e della terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, il tuo custode non dormirà. Poiché non dorme, né sonnecchia il custode di Israele. Hashem è il tuo custode, Hashem è la tua ombra alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Hashem ti proteggerà da ogni male, custodirà la tua persona. Hashem ti proteggerà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Wow, amen, amen, a te Sandrina, a tutte noi, amen che ne razzoni. Vai Menachem della memoria per terrebbe. שיר למעלות תשא עיני אליה. שיר למעלות תשא עיני אליה הרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני. עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני סליחה על יד ימיניך, יומם השם יש לי הקיקה וירח בלילה, אדוני שומריך מכל רע, שמור נפשך, אדוני שמור תלך בך, עצה ועד עולם. חזק וברוך. E concludiamo con la Rabbanit, scuta Rabbanit Tzitkanit, Agen Alai, Val Kol Oavai, Val Kol Mishe Beshem Yisrael Yekumne, Val Kol Ohave Vetomche Yisrael. Shir HaMalot Le David. Samachti Beomrim Mi, Bet Adonai Nelech, Umdot Ayu Rabbeinu Vishareich Yerushalayim. Yerushalayim Abuya Keir Shefubra Leyechda. Shesham Alu Shvatim Shivteya Edut Beisrael Leodot Veshem Adonai. Kisham Yeshvu Kisot Lemishpat Kisot Levei David. שלום שלום ירושלים, ישליו אוהבייך. יהי שלום בחילך, שלווה בארמונותייך. למען אחי ורעי, אדברה נא שלום בך, למען בית אדוני אלוהים, אבקשה טוב לך. פנטסטיקה! זה טרופוגרפי. נמוציונטי, כמו מסיימת.